annunciato prima dell'Acri, è stato confermato l'acquisto di Mauro da parte della Paolana, che prende anche Criniti. Andiamo in Casa Bianco adesso, con noi c'è Silvio Frasca. Ciao Silvio, buonasera. Ciao Emilio, ciao, buonasera. Partiamo innanzitutto dagli infortuni, perché alcuni dei ragazzi, se non sbaglio, hanno dovuto fare degli accertamenti, e quindi ti chiedo come stanno. Allora, l'attaccante purtroppo è uscita fuori la spalla con una brutta caduta, e il Ventimiglia è uscito claudicante al ginocchio, speriamo si possa risolvere tutto per il meglio. Quindi ancora, diciamo, l'attaccante è ancora in ospedale, gliela stanno mettendo a posto. Prognosi interlocutoria. L'ho sostituito e quindi vediamo martedì com'è. Comunque niente di grave, cioè nel senso che i ragazzi stanno bene, fastidi. Sì. Invece, restando alla stretta attualità, il risultato di quelli roboanti, insomma, sei contento a 360 gradi, è una tappa in più nel percorso di crescita. Una tappa in più nel percorso di crescita, però dopo i primi 5 minuti. Perché nei primi 5 minuti abbiamo rischiato, dopo 20 secondi, di prendere il gol, dopo 1 minuto e 20 di prendere altri due, e dopo 3 minuti di prendere un altro. Quindi c'è una questione di approccio che va registrata. Un approccio oggi che non c'entrava niente con la partita di calcio. E allora, visto che stiamo parlando di approccio e visto che stiamo parlando comunque di una squadra che con una partita in più rispetto la San Michel, la Palmese e anche la Teriese, che non ha completato la partita di oggi, ha comunque 9 punti, ecco, devi lavorare su questo, visto che il prossimo avversario non è una squadra qualsiasi, ma si chiama Propellaro. Sappiamo che arriva una delle pretendenti a vincere il campionato, una squadra ben attrezzata. Noi prepareremo le partite come prepariamo tutti, perché non è che il risultato deve ingannare il 5-0 con il Catone, è stata una partita equilibrata, poi è normale che quando uno fa il gol e fa il secondo cambiano gli umori in campo, e quindi un po' è cambiata la partita, però le partite vanno sempre giocate, sempre con attenzione, sempre al massimo, altrimenti si rischia di fare male, come abbiamo fatto male noi oggi i primi 5 minuti. Bene. Ti ringrazio per essere stato con noi, Silvio, e alla prossima. Grazie. Grazie mille, buona serata a tutti. Ringraziamo dunque mister Silvio Frasca, allenatore del Bianco.